L'Italia è una colonia americana. Questo è un fatto. All'origine di Halloween c'è Samhain, ricorrenza celtica che secondo il suo calendario, aggiornato a circa 2 millenni fa, considerava come inizio dell'anno il 1° di novembre. La Chiesa Cattolica Romana canonizzò la festa di ogni santi nel 1840, allo scopo di assorbire e sovrapporsi all'antica tradizione non cristiana. Ma a differenza di quanto successo con il Natale, pensato per sostituirsi al solstizio d'inverno, e l'invenzione di San Giorgio, santo inesistente che avrebbe ucciso un drago, pensato per camuffare un popolare mito sul dio egizio Horus, stavolta il trucco non funzionò e Samhain continuò a esistere, cambiando nome in Halloween, che, dopo una serie di slinguazzamenti in gaelico, significa semplicemente il giorno prima di ogni santi. Già in Irlanda e Scozia, in vista del giorno dedicato ai defunti, si intagliavano rape per farne lanterne allo scopo di illuminare il cammino alle anime rimaste intrappolate in purgatorio. I primi coloni americani usarono le zucche, più diffuse e facili da modellare per proseguire la tradizione, da cui il personaggio del folklore statunitense Jack Lanterna. È una tradizione che celebra l'arrivo dell'inverno e, per somiglianza, tutto quanto c'è di freddo, buio e morto. Nel Medioevo i mendicanti andavano di porta in porta alla vigilia di ogni santi chiedendo cibo in cambio di preghiere per i defunti. Insomma, erano i nonni dell'attuale e laicissimo dolcetto o scherzetto. Solo nel corso dell'Ottocento la ricorrenza si è trasformata in un carnevale a tema macabro, popolato da figure orride dell'immaginario americano, ed è diventato un grosso business commerciale, talmente forte da valicare l'oceano e approdare anche laddove non c'è alcuna ragione storica, eccetto i sempreverdi big money, perché potesse attecchire. Ma siccome noi youtuber siamo tutti stronzi e ogni occasione è buona, un video ve lo cuccate lo stesso! Ciao tuberi, purtroppo sono Filippo Altroquando e per celebrare Halloween, questa festa acquisita da noi italiani, oggi vi proporrò un tuffo nel passato, un momento nostalgico che però può essere anche un'occasione di scoperta per i visitatori più giovani. Parlerò infatti del Corriere della Paura, data di uscita nelle nostre edicole 1974. E che in molti identificano come la prima rivista antologica italiana dedicata all'horror. In questo video quindi parlerò del Corriere, il cui acronimo con un tocco di humor nero diventava CDP. Come il Corriere dei Piccoli, e in particolare mi soffermerò su un personaggio storico da me molto amato. Lo zombie Simon Gart, protagonista di una serie innovativa e inquietante assai. Ma non si può parlare del Corriere della Paura senza ricordare la bravissima e amatissima Maria Grazia Perini, nota anche per la sua firma MGP. Maria Grazia evidentemente amava gli acronimi. Una sua rubrica sulla rivista Eureka si intitolava Molte gentili parole. E Maria Grazia era davvero una persona gentilissima e spiritosa. MGP fu per lungo tempo un pilastro dell'editoriale Corno, facendo anche da traduttrice per serie supereroistiche come L'Uomo Ragno, Daredevil, e fu tra i direttori editoriali che per primi sdoganarono il rapporto confidenziale con il lettore, anzi, per lei sembrava una cosa semplicemente naturale. Dialogare in modo scherzoso nella posta, nei redazionali, riuscendo a diventare in qualche modo anche parte dei fumetti che proponeva. Basti pensare al tormentone negli editoriali del Corriere della Paura, in cui parlava della sua grande storia d'amore con lo zombie Simon, personaggio di punta della rivista da lei diretta e con il quale prima o poi sarebbe convolata a giuste nozze. La storia d'amore tra Maria Grazia e lo zombie diventò un gioco tra lei e i lettori e sarebbe durato fino alla fine della serie. Una vera e propria padrona di casa, accogliente e amichevole, che apriva a lettori giovanissimi i cancelli di una rivista dove si parlava di mostri,
di demoni e di sangue. Eravamo nel 1974 e la nostra cultura orrorifica non era ancora smaliziata come oggi. Diciamo che il tocco di MGP a dirigere quest'orchestra a fumetti rappresentava anche un alleggerimento dei toni dark e violenti dei fumetti ospitati. Il Corriere della Paura era un prodotto marvelliano, nel senso che presentava molte serie di genere horror targate Marvel, la maggior parte delle quali non si erano ancora viste in Italia, ed erano tra le prime a essere pubblicate in patria senza il visto del famigerato codice dei comics. Per chi era adolescente a quel tempo, la rivista aveva un qualcosa di trasgressivo. Io amavo quelle copertine dipinte strane, con i colori accesi ma freddi, che spesso rappresentavano mostri classici. La rivista era in bianco e nero e adottava un formato simile a quello del Corriere dei Piccoli, ma con dei contenuti un pochino diversi. Un'altra intuizione felice di Maria Grazia Perini, al timone di questa strana bestia con cui l'editore Andrea Corno si stava giocando la carta dell'horror, era rappresentata dal corredo dei redazionali. Ogni numero in apertura, dopo l'editoriale intitolato Bianco su Nero, che si apriva sempre con un Miei adorabili necrofili, oppure cari vampirofili, o amati zombie, questo decenni prima dell'avvento di Dylan Dog, si era accolti da un vero e proprio articolo su un argomento soprannaturale, scritto dal giornalista Cesare Medail. No, quello che annunciò la prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi era Giorgio Medail. Restiamo più o meno nell'ambito dell'orrore, ma non so se siano parenti e sinceramente non mi importa. Gli articoli nei quali si parlava di licantropia, di possessioni diaboliche, di reincarnazione e cose varie non avevano un tono parodistico, ma erano un po' volti a razionalizzare e a riportare con i piedi per terra gli incubi a fumetti che sarebbero seguiti di lì a un paio di pagine. Come dicevo, nella rivista in buona parte si andava sul classico. Quello di usare personaggi ispirati alla letteratura gotica era stata una prima apertura del Comics Code al genere horror nei fumetti. Quindi sul Corriere incontravamo il principe dei vampiri con la serie Dracula Lives, da non confondere con l'altrettanto marvelliana serie Tomb of Dracula, che la Corno aveva già iniziato a presentare sulla storica collana Gli albi dei supereroi. Dracula Lives era una serie molto diversa e variegata, che ci narrava le vicende di Vlad partendo dalla sua origine vampiresca e mostrandocelo poi in momenti diversi della sua vita immortale attraverso varie epoche storiche. In uno dei capitoli si trovava anche a duellare con lo spadaccino puritano Solomon Kane, personaggio uscito dalla penna di Robert Erwin Howard, lo stesso autore di Conan il Barbaro. Avevamo poi la serie dedicata alla creatura di Frankenstein, disegnata tra gli altri da John Buscema, che si proponeva un po' come un seguito in abiti contemporanei del romanzo di Mary Shelley. Ma conoscemmo anche tutta una ciurma di nuovi personaggi: Satan, figlia del diavolo, Gabriel l'esorcista, l'uomo cosa. E tra gli autori di queste serie trovavamo mostri sacri come Marv Wolfman, Roy Thomas, Steve Gerber, Doug Munch e alle matite altrettante star, il già citato Buscema, Esteban Maroto, Neal Adams e tanti, tanti altri. In più avevamo una miriade di storie brevi. Il Corriere della Paura, dunque, aveva un sommario che per struttura potremmo paragonare a certe riviste antologiche dell'Eura, oggi Aurea, editoriale come Lancio Storie e Scorpio. Presentava cioè serie regolari con personaggi costanti che ritornavano di volta in volta e racconti autoconclusivi, di solito tratti dalle tante riviste marvelliane dedicate alla paura che uscivano in America in quegli anni, facendo il verso a classici come i racconti della
cripta dell'IC Comics. Molti di questi negli anni 70 venivano pubblicati anche in appendice ad albi supereroistici. Erano racconti del terrore brevissimi che si basavano di norma su una rivelazione finale. Di solito molto telefonata, ma che per il lettore avrebbe dovuto essere sorprendente. Lo zombie Simon Garth, vera star della rivista, è uno dei miei ricordi orrorifici più cari, ha origine proprio in una di quelle storielle brevi. Scritta da Stan Lee e disegnata da Bill Everett, niente meno che nel 1953. Pubblicata per la prima volta sulla rivista americana Minas, quando la Marvel ancora non era la Marvel e non si chiamava neppure Timely, ma Atlas. C'era una volta, e ancora c'è, la città di New Orleans, una città americana dove il culto del voodoo conta molti seguaci tra la sua popolazione. Secondo questo culto, che si colloca tra magia e religione, gli zombie sono cadaveri rianimati con un incantesimo malevolo per essere usati come automi per lavori di fatica o come sicari al servizio del Bocò, lo stregone che lo ha creato, o comunque dell'uomo che lo ha comprato per usarlo come schiavo. Quindi parliamo di una tipologia di morto vivente che non ha ancora incontrato il cinema di George Romero e i suoi zombie affamati di carne umana. Siamo più dalle parti di un'antropologia orecchiata dove di cannibalismo non c'è traccia, ma dove opera la stregoneria. Nella storia del 1953 la mitologia voodoo è ancora poco approfondita. Il racconto si intitola semplicemente Zombie e ci presenta questo morto vivente senza nome che vaga in una palude finché non riceve un segnale dal suo padrone, secondo le regole della magia caraibica. Cammina, cammina, lo zombie arriva in una baracca dove lo attende un laido grassone stereotipatissimo, il suo padrone, che gli ordina di rubare qualcosa per lui perché è rimasto a secco. Uno zombie, però, non è che sia un rapinatore professionista, si fa beccare, fa una figura barbina, scappa e torna a mani vuote, causando l'incazzatura del ciccione che non sa neppure come punirlo, perché di fronte si trova un morto che non sente niente. È tentato di liberarsene usando una bambola voodoo, ma ha ancora un'ultima missione per il suo schiavo. Rapire la donna che desidera, in modo che lui possa far finta di salvarla e fare la sua porca figura. Lo zombie parte per eseguire la missione, ma evidentemente c'è un difetto di fabbrica, perché anche stavolta succede qualcosa che lo ferma. Non riesce a fare del male alla ragazza che intravede appena. Torna indietro e riacquistando per un istante un barlume di libero arbitrio, strozza il suo padrone, mentre una didascalia ci informa poeticamente che adesso nella stanza ci sono due cadaveri, uno a terra e uno in piedi. Morto l'uomo che lo controllava, lo zombie è libero di tornare alla sua fossa. Ed è il narratore a rivelarci che nella ragazza che era stato mandato a rapire, ha riconosciuto quella che era sua figlia quando era in vita. Sarebbero dovuti passare 20 anni prima che Roy Thomas e Steve Gerber recuperassero quel racconto brevissimo, con qualche modifica, e ne facessero un episodio di transito in quella che sarebbe stata una serie regolare su un'altra rivista antologica ora targata Marvel. Tales of Zombie. Ai disegni trovavamo John Buscema e Pablo Marcos, il mio preferito in assoluto, più tanti altri illustratori ospiti. Lo zombie stavolta aveva un'origine e un nome, Simon Garth. Ma prima di continuare, visto che stiamo parlando del Corriere come rivista, facciamo un brevissimo intermezzo. Ho già detto che la rivista viveva non solo di fumetti, ma anche di un apparato redazionale molto curato e divertente. Non avevo ancora parlato della Paura in celluloide, rubrica dedicata al cinema horror curata da Giovanni Mongini,
Ma questo era un contenuto ancora abbastanza tradizionale. Completamente demenziale era invece l'astranero, cioè l'oroscopo in chiave horror, firmato dal fantomatico Sargatanas, dietro al quale non so chi si nascondesse, forse la stessa MGP. Ovviamente erano oroscopi scherzosi che si allineavano al tema generale della rivista. Per esempio, questo era l'oroscopo del mio segno, la bilancia dell'aprile 1975. Bilancia. Viaggi in vista. Vi attende un'entusiasmante crociera sul Mar Morto, a bordo di un vascello fantasma carico di mummie, vampiri, stregoni, lupi mannari e mostri di vario genere. Amore. Sarete incatenati bocca a bocca con il cadavere di Miss Mondo 1875 in un amplesso eterno. Tanto per rendere l'idea, e ora torniamo dallo zio Simon. Roy Thomas e Steve Gerber immaginano chi fosse lo zombie che avevamo visto in quella breve storia del 53 e ci svelano che in vita era l'imprenditore Simon Gart, uomo freddo e ambizioso, conosciuto come il re del caffè di New Orleans, di cui è uno degli uomini più ricchi e influenti. La moglie lo ha lasciato da tempo e Gart vive in una lussuosa villa con la giovane figlia, chiamata Donna, una ragazza bionda e bellissima che un giorno attira le attenzioni del giardiniere che lavora per suo padre, Gibbs, nel quale riconosciamo quello che diventerà, almeno all'inizio, il padrone dello zombie. Simon Gart ci viene presentato come un personaggio anaffettivo, interessato solo agli affari e alla sua fabbrica di caffè, ma pronto a picchiare e licenziare Gibbs non appena questi ci prova con la figlia. La vendetta del giardiniere è immediata, rapisce Gart e lo vende a una congrega di adepti del voodoo affinché venga usato in un rito come sacrificio umano. Ha fatto però i conti senza l'oste. La sacerdotessa suprema è Laila, una donna che ha una doppia vita. Di notte, intermediaria tra il suo popolo e gli spiriti Loa, di giorno, segretaria di Simon, della quale è silenziosamente innamorata. Laila tenta di far fuggire Simon, ma Gibbs lo insegue nella palude e lo uccide con le sue cesoie da giardino, le stesse che il padrone quella mattina gli aveva raccomandato di affilare. Ma per lui non è una vendetta sufficiente. Costringe quindi Laila a riportare Simon Gart in vita come zombie al suo servizio. Qui entra in scena il famoso amuleto di Damvala, il dio serpente. Un amuleto di cui esistono due copie gemelle. Una, al collo dello zombie, ne assicura l'obbedienza. La seconda, in possesso del padrone, lo controlla. Naturalmente, questa seconda copia passerà per molte mani nel corso della serie. Una caratteristica che mi ha sempre intrigato nelle storie di Simon Gart era il modo in cui era usata la voce narrante nelle didascalie. Lo zombie solitamente non parlava se non in un paio di occasioni rarissime, ma le didascalie parlavano con lui, rivolgendosi direttamente a lui e rafforzando quindi la vicinanza tra il lettore e questo personaggio, morto, muto, apparentemente senza emozioni. Sono passate delle settimane, Simon Gart, dalla notte in cui la vita ti fu tolta. Settimane. Il tempo sufficiente per sapere cosa significhi essere uno zombie, un uomo senza anima. Te ne stai immobile nella palude sotto la luna e non ti sei mosso per giorni. La tua mente è vuota. I tuoi occhi fissano senza vedere. Come accennavo, nel corso della serie degli anni 70, il racconto del 53 è riproposto con pochissime varianti nel testo e nelle immagini. Simon ha i capelli più lunghi e porta al collo l'amuleto che nella versione originale non aveva. E la ragazza che lo zombie dovrebbe rapire ha il look biondo di Donna Gart, mentre prima era una brunetta.
Ucciso Gibbs, che voleva indurlo a rapire la sua stessa figlia, Simon inizia a vagare, cercato disperatamente da Donna, che non sa che fine abbia fatto il padre. Questo zombie è una figura patetica, senza casa e senza pace, che anche nel look grafico deve molto alla creatura di Frankenstein. Nel corso della sua non lunghissima ma molto intensa serie, incontrerà un sacco di personaggi, combatterà altri mostri, assisterà a vicende umane commoventi e per poco tempo incrocerà la strada di un gangster di New Orleans che per i suoi traffici si serve dell'aiuto di un potente stregone voodoo. Tutto finché non si ritroverà con Laila, la sacerdotessa che lo ha amato e lo ha reso un morto che cammina. Un incontro che prelude alla parte finale della saga zombesca che si concluderà in modo epico. Indimenticabile e per me terrorizzante l'episodio intitolato Testamento di sangue, disegnato da Alfredo Alcala, avventura in cui lo zombie rimane casualmente coinvolto come spettatore all'inizio di un vero e proprio giallo che segue le cadenze di uno slasher e dove assistiamo a una serie di omicidi che si rifanno all'estetica sanguinaria del primissimo Dario Argento. Non dormii per parecchie notti, ripensando all'assassinio della vecchia in questo episodio. Lo splatter non era stato ancora sdoganato e queste caramelle di violenza per noi adolescenti dell'epoca erano dei piccoli shock. La saga di Simon Garth si concluderà di lì a una manciata di capitoli scritti da Tony Isabella e da un giovane Chris Claremont che presto sarebbe diventato il grande architetto degli X-Men. Non mi perdo in spoiler, sarebbe simpatico se qualcuno volesse andare a caccia di tesori e recuperare questo materiale che da un lato è vintage, da un altro è un esempio di innovazione per il suo tempo che oggi vediamo sempre più di rado. Dico soltanto che per magia gli spiriti voodoo concedono a Simon Garth di tornare in vita, ma solo per un giorno, e in 24 ore prima di morire definitivamente dovrà saldare tutti i conti e tutti i debiti lasciati in sospeso. Un finale per una saga horror che riesce a essere addirittura romantico. La serie di quello che per la Marvel degli anni 70 era lo zombie per antonomasia non è stata più ristampata in modo serio nel nostro paese. Un po' di anni fa, quando ci fu il boom dei volumi allegati alle riviste da edicola, la Gazzetta dello Sport fece uscire una collana intitolata Dark Side, il lato oscuro del fumetto. Ma era un aborto, perché quel volume accorpava parte della serie del Frankenstein marvelliano e parte della serie dello zombie, quindi in sostanza un assaggio di un materiale incompleto, un volume totalmente inutile. Per leggere tutta la storia dello zio Simon, dunque, non vi resta che cercare degli essential in lingua originale. Oppure cercare nel settore del collezionismo e recuperare gli albi del vecchio Corriere della Paura, editoriale Corno. Io ve lo consiglio caldamente. Per chiudere il cerchio, siccome parliamo di zombie, ricordiamo che nessuno nell'universo Marvel muore per sempre, anche se sono passati 30, 40 anni e la loro storia si è conclusa nel migliore dei modi possibili. Simon Garth è stato fatto risorgere negli anni 90 in una storia di Daredevil, pensate un po', ed è rimasto ad aggirarsi come personaggio secondario tra le quinte del mondo magico Marvel, ma non è stata più la stessa cosa nello stesso zombie, neppure quando si porta dietro la testa parlante di Deadpool.
Forse anche peggio la miniserie degli anni 2000 della Max Comics, che ricicla il nome del personaggio in uno scenario ormai dedicato agli zombie moderni, quelli carnivori della tradizione post-romeriana, dove Simon è un'eroica guardia giurata dentro una banca assediata dai mortiviventi, proprio mentre sta venendo rapinata. Eroe in vita, eroe da morto. Simon resuscita come zombie, ma tutti notano che ha qualcosa di diverso, più intelligente e nobile degli altri, che è un protettore dei vivi, è lo scempio di questo classico, per fortuna, almeno finora, si interrompe lì. Per me quest'anno Halloween, questa festa imposta dalla società dei consumi a noi italiani, in realtà estranei alla tradizione, è diventata uno spunto per un viaggio nostalgico. In un'era passata, quando il fumetto italiano aveva al timone figure appassionate, innovative come Maria Grazia Perini, e in cui si rischiava con una rivista che sotto molti aspetti si presentava come l'antitesi del Corriere dei Piccoli, anche se si rivolgeva comunque a un pubblico molto giovane. Anche i mostri sono cambiati. Prima ci divertivamo da pazzi a sguazzare nella rilettura dei classici Dracula, Frankenstein, e poi c'era lo zio Simon. A proposito, la conclusione della sua storia segnò anche la fine del Corriere della Paura in quanto tale, che dal numero successivo cambiò titolo e numerazione, ma conservò lo stesso formato e la cura di MGP, diventando la nuova casa della serie Tomb of Dracula, disegnato dal grande Gene Colan, e dove avremmo avuto modo di conoscere il personaggio di Blade, il cacciatore di vampiri. Ma del principe dei vampiri e della sua maestosa versione marvelliana parleremo un'altra volta, e magari non ci sarà bisogno di aspettare Halloween come pretesto. Se vogliamo fare festa, a un certo punto facciamo festa e basta. Difendete i vostri incubi e ci si becca in un altro quando.